Mostrano i cartelli con su scritto "Ora basta". Lasciano emergere tutta la loro preoccupazione ed esasperazione per una situazione definita ormai insostenibile. Sono centinaia gli agricoltori presenti in piazza Sant'Isidoro a Montegrosso, frazione di Andria. Provengono non solo dalle città della provincia Bat, ma anche dal sud barese e dalla Capitanata. Tutti insieme, tutti riuniti per denunciare all'unisono le condizioni difficili nelle quali versa il mondo dell'agricoltura e per chiedere interventi e aiuti concreti da parte delle istituzioni. La natura, il governo che non ci aiuta, l'Europa che c'è, che prima ci facevano fare i conti con l'Europa prima e dopo, diciamo, questo nuovo governo, speriamo che possa cambiare qualcosa, che il governo è cambiamento, speriamo. È un periodo molto difficile in quanto subiamo le avversità delle istituzioni e oltretutto subiamo anche una concorrenza sleale nei confronti della Spagna. Non abbiamo bisogno di mercati che influenzano il nostro prodotto, che è un prodotto eccellente, anzi non, è il migliore del mondo e non sappiamo valorizzarlo. Abbiamo tante persone che pensano solo al profitto del giorno, non pensano a quello che potremmo creare. Ma sono i giovani agricoltori oggi a vivere le maggiori difficoltà. Veniamo lasciati da soli, da chi ci comanda, dal governo, abbiamo questi PSR tutti bloccati e non ci danno modo di approdare per la prima volta con i primi insediamenti nel mondo dell'agricoltura, quindi ci troviamo in una situazione molto disagiata. Vogliamo essere tutelati perché siamo un territorio grande, produciamo olio in quantità grandi quantità. Però con quest'anno che noi stiamo attraversando non c'è spiraglio di luce, non c'è nessuna speranza. Ci sono poi quelli che hanno visto e vissuto il cambiamento della professione negli anni. Cos'è cambiato? È cambiato che abbiamo dei problemi enormi, quale quello di queste calamità che abbiamo avuto tra la siccità e il gelo di questo inverno, e per 70-80 mila ettari di terra tra Bari, Bat e provincia di Foggia non raccoglieremo un'oliva, quindi una ricaduta occupazionale spaventosa e pazzesca, e quindi voi immaginate questi paesi che vivono di agricoltura come andrà a finire, che cosa saranno i problemi di questo inverno. L'agricoltore 10 anni fa, 20 anni fa portava qualche soldino in tasca, oggi credo proprio di no, anzi prende dalla tasca per investire nel suo lavoro, nella sua agricoltura. Si parla, ma siamo ancora incongruenti, manca qualcosa di fatto, manca qualcosa di sostanza.